Abitare In, la nota società quotata in borsa che si occupa di sviluppo immobiliare nell'area di Milano, ha presentato i risultati dell'anno fiscale 2020-2021, che si è chiuso il 30 settembre 2021. Crescita a doppia cifra di ricavi e marginalità. Il portafoglio ordini è di 634 appartamenti tipo, per un valore di circa di 295 milioni di euro. Il gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a 124,8 milioni, in crescita del 70% anno su anno. A livello di mercato si segnala l'aumento dei prezzi di vendita fino a un più 10% su base annua, causato principalmente dalla scarsità di offerta. L'utile netto ammonta a 12,2 milioni di euro rispetto ai 9,2 al 30 settembre 2020. La posizione finanziaria netta consolidata del gruppo si attesta a 75,1 milioni di euro rispetto ai 26,1 milioni di un anno fa, in conseguenza di 49,7 milioni investiti per l'acquisto di nuove aree da sviluppare. La pipeline di immobili in sviluppo è infatti pari a 300.000 metri quadri commerciali per 3.318 unità tipo. Ed è proprio la pipeline, come afferma il presidente Luigi Gozzini, che permette alla società di consolidare la sua posizione sul mercato. Massimizzare i vantaggi con una pipeline di grandi dimensioni, versatile e diversificata, permette di raggiungere i migliori risultati in termini di prezzi di vendita. Nonostante la pandemia, quindi, le prospettive per il futuro sembrano buone. La specializzazione in termini di prodotto, la focalizzazione su un preciso mercato di riferimento, l'industrializzazione e l'informatizzazione sono da sempre una scelta vincente per Abitare In. Dopo la pubblicazione dei conti, Banca Akros ha ribadito il giudizio buy, quindi molto interessante, su Abitare In, con target price a 7 euro. Ad oggi il consenso di Bloomberg rimane positivo, con 5 buy e target price a 7,56 euro. Che cosa ci dice l'analisi tecnica? Graficamente osserviamo che dai minimi assoluti a 1,40 euro segnati nei primi giorni di quotazione è partito un forte trend rialzista, che ha fissato il recente record a 8,83 euro. Da lì è prevalsa qualche presa di profitto. Ci aspettiamo che vengano scaricati un po' di eccessi tecnici di ipercomprato prima di ripartire con sufficiente energia per inanellare e conservare nuovi massimi assoluti, che potrebbero essere stimati in zona 10 euro.